La noia in un matrimonio può avvenire se mancano obiettivi ed idee. Un matrimonio al giorno d'oggi, dai più ed anche dal sottoscritto, non è altro che un vincolo legale, cioè una unione, un contratto che c'è tra due persone che decidono di compiere questo passo, per cui può essere sciolto solo andando a ricorrere a livello legale. E a tutti gli effetti è un vincolo meramente legale. Non è più il sentimento, non è più il vincolo che lega due persone, ma è diventato semplicemente uno stare insieme, perché altrimenti, se non si sta più insieme, bisogna andare a ricorrere al cosiddetto avvocato matrimonialista, e un avvocato purtroppo costa parecchi soldi. Fatta tale premessa e trovata quindi diciamo così, introduzione giusta al video di oggi, ti parlo di noia. Ebbene, la noia all'interno di un matrimonio può venire, ripeto, solo se mancano gli obiettivi e le idee. Se mancano queste due costanti, un matrimonio purtroppo cessa di esistere. Non c'è inventiva, non ci sono idee, non ci sono input, non ci sono motivi di vivere insieme una vita di coppia, non ci sono, diciamo così, momenti per rilassarsi, non ci sono quelle caratteristiche che a livello etico devono necessariamente esserci, non c'è, insomma, l'humus favorevole a rendere l'esistenza umana migliore da tutti i punti di vista. Detto ciò, fatta questa premessa, la noia purtroppo è un male invisibile che però eventualmente può nascere, può diffondersi e può svilupparsi all'interno delle coppie umane. Uomo e donna possono provare noia, donna e uomo possono provare la stessa noia. Ciò che cambia eventualmente è la intensità nella coppia, o meglio l'intensità nella noia che si viene a provare. Io non sto dicendo in questo video che la noia deve essere vista in una maniera distruttiva, perché a volte la noia è anche amica, è anche preziosa alleata di una coppia, perché la noia in una coppia può anche servire al fine di far sì e di fare in modo quindi che quella coppia torni a nuova vita, a nuovo splendore, perché va a educare, va a migliorare, va a potenziare il rapporto che ci può essere tra due persone di sesso opposto. Il problema però, noia, può sorgere, può svilupparsi e può crescere nel momento in cui non si riescono a trovare delle degne soluzioni. Trovare delle soluzioni alla noia di coppia è molto semplice: inventiva, fare l'amore in maniera diversa, provare quindi sperimentare tante posizioni diverse che non siano sempre le solite, andare al cinema, andare a teatro, gustarsi un film, fare viaggi, viaggiare per il mondo, Grecia, Turchia, Amalfi, Ischia, Pompei. Di posti, di luoghi, il mondo ne è davvero pieno. Degustare un gelato insieme in compagnia, una passeggiata per il centro di Roma, per il centro di Milano, per il centro di Parigi, eccetera, eccetera. Tanti, insomma, tante sono le attività che si potrebbero andare a svolgere. Chiedo scusa poc'anzi per il momento di impasse che ho avuto, ma purtroppo ho accennato da poco, quindi a volte è normale che anche io, essendo un essere umano, ho momenti in cui ho, diciamo così, momenti di temporeggiamenti, in cui temporeggio perché, ripeto, avendo mangiato, sto nel pieno della digestione alimentare. Detto ciò, quindi, riassumendo brevemente il discorso di questo video di oggi, io sostengo che la noia è sì un male invisibile che non può essere visto, ma che è percepibile, ma è anche a volte un elemento che educa la coppia a far sì che si svegli, che la coppia provi tante cose, sperimenti posizioni sessuali diverse, viaggi per il mondo, faccia attività anche a livello della parrocchia, se crede in Dio chiaramente, svolga attività insieme, in piena unione, in piena sinergia, metta al mondo degli eventuali figli, anche se io, Leandro Smeli di Roma, non voglio assolutamente fare figli perché non voglio che loro soffrano, che io soffra, perché tanto morirò, anche loro poi ovviamente moriranno un giorno. Sicuramente, secondo me, non troveranno mai un lavoro a tempo indeterminato e quindi
ne nascono delle situazioni brutte e negative, quindi è sempre meglio non fare figli dal mio punto di vista, ripeto, secondo la mia opinione personale. Detto ciò, quindi ripeto brevemente, poi vi taccio, la noia è sì brutta, a volte può essere educante, può avere un ruolo estremamente istruttivo e non distruttivo, l'importante è far sì che la noia venga, tra virgolette, considerata come da quelli pessimisti come qualcosa di brutto, di osceno, di terribile, di cui non bisogna mai fidarsi, ma dai pessimisti venga considerata come un valore aggiunto. La parola, o meglio, le parole valore aggiunto hanno tanti significati diversi che possono essere riassunti in più e più situazioni. In poche parole, il valore aggiunto non è altro che il valore intrinseco che può esserci e che può diventare a svilupparsi e può esserci e può continuare a persistere all'interno o di una persona, quindi di un'entità umana, oppure all'interno di una comunità di persone, parlando sempre di una comunità umana di esseri umani. Scusa il gioco di parole, scusami se mi sono trattenuto un po' troppo, ma importante per me era narrare queste cose qua perché purtroppo a me stanno particolarmente a cuore. Grazie da Leandro Osmelli, di nome è tutto, un saluto, iscriviti, commenta, al prossimo video.